Il gruppo Eco Eridania festeggia il 2016 di soddisfazioni professionali, ma soprattutto di grande cuore, perché quello alla stazione marittima è un evento in cui ancora una volta siete riusciti a donare tantissimo per tanti progetti importanti, inevitabilmente con una parte decisiva a chi ha subito forse il 2016 più terribile, le popolazioni colpite dal terremoto. Sì, Eridania continua a crescere. Nel 2016 siamo riusciti a raggiungere obiettivi insperati. Abbiamo appena completato un'operazione molto grande che porta l'azienda a essere leader assoluto nel suo mercato di riferimento in Italia, ma non ci dimentichiamo da dove veniamo, e quindi questo evento, che ormai si ripete da 5 anni, ogni anno cresce, è un momento di incontro di tutti i dipendenti, di tutti i collaboratori, di tutti i fornitori. Raccogliamo soldi da tutte queste persone, l'azienda li raddoppia e straordinariamente ogni anno aumentiamo. Quest'anno distribuiamo 130-140 mila euro in beneficenza, credo che siamo gli unici a Genova a fare una cosa di questo genere, e di cui vado e andiamo certamente tutti molto orgogliosi. Tanti progetti che nel tempo avete seminato, quest'anno inevitabilmente il terremoto vi ha colpito e avete voluto dedicare a questa tragedia attenzione. Come? Con operatività concreta? Sì, oltre a chi sosteniamo abitualmente tutti gli anni, le varie associazioni, le famiglie SMA, la LIL, l'ILT, quest'anno la nostra attenzione va al terremoto. Abbiamo molto semplicemente deciso che forse la cosa migliore e le persone migliori a cui affidare i nostri soldi ed avere cognizione di a cosa servono, semplicemente dire li diamo a un prete. Noi pensiamo che dare i soldi a un prete sia un gesto sicuro, un gesto nel quale crediamo, e quindi fare questa cosa attraverso la Fondazione Rava e con la Caritas e la Diocesi di Genova darà un segnale e darà sicuramente un ritorno. L'obiettivo è quello di andare ad aiutare quelli che soffrono veramente, i piccoli, i poveri, le persone che hanno vergogna a raccontare dei loro problemi, e quindi la Chiesa insieme al nostro sostegno pensiamo che possa essere la chiave giusta. Ripartire dagli ultimi, questo è il titolo che è stato dato a questa azione. Eco Eridania festeggia questi obiettivi, tra l'altro con ospiti straordinari: Gypsy King, Fabio Canino, Charlie Gnocchi, artisti importanti in arrivo da tutta Italia. Sì, anche qui devo ringraziare chi ha collaborato, perché tutti questi artisti vengono quasi gratuitamente a fare questa serata, ed è il mio grazie va anche a loro, perché oltre alla cornice, oltre Genova, alla quale siamo legati, sono legato con un amore viscerale, risponde. Qui stasera, come gli altri anni, c'è una rappresentanza di tutta Italia, c'è gente che arriva da Lecce, gente che arriva da Bolzano, gente che arriva da Spilimbergo, da Cagliari, sono 600 invitati, ma siamo tutti di noi, quindi è il nostro popolo, e io umilmente voglio essere e continuare a essere il loro primo rappresentante e l'ultimo servitore. Ci sono anche grandi campioni dello sport, due olimpionici come Matteo Aicardi e Francesco Bocciardo. Loro hanno vissuto il 2016 da olimpionici, possiamo dire che è un anno da Olimpiadi anche per Eco Eridania. Insomma, avete vinto la vostra Olimpiade quest'anno. Sì, loro sono eroi e campioni, noi stiamo studiando da campioni. Diciamo che l'azienda, come dicevo prima, ha una fortissima crescita che avviene quasi esclusivamente per linee esterne, quindi mettiamo insieme aziende per creare un'azienda leader che si confronti con il mercato di oggi, quindi un mercato aperto, europeo, internazionale. Lo sforzo maggiore è lo sviluppo, quindi l'azienda che cresca al passo dell'azienda, quindi la capacità organizzativa, il modello organizzativo, la capacità a tutti di fare un passo indietro per far fare un passo avanti all'azienda. Vicino al cuore, il grande evento promosso dal gruppo Eco Eridania, tanti ospiti, tante donazioni importanti. Francesco Bocciardo, oro paralimpico a Rio de Janeiro, presente, testimone all'eccezione. Quando c'è da sostenere importanti cause, lo sport e i campioni sono sempre in campo. Sì, secondo me è importante che comunque ci siano eventi come questo, perché comunque bisogna continuare a donare per favorire la ricerca e per dare una possibilità di stare meglio anche a chi è più sfortunato. Secondo me è veramente una bellissima iniziativa questa. Il gruppo Eco Eridania, che possiamo dire, vince una medaglia d'oro, perché un evento come questo, più di 800 ospiti da tutta Italia a Genova per una serata in cui verranno devoluti quasi 200.000 euro con una quota importantissima per le popolazioni colpite dal terremoto. Non dimentichiamolo, il 2016 è stato l'anno di una tragedia immane nel centro Italia.
Sì, come hai detto te giustamente, quest'anno ci sono stati diversi eventi che sono stati anche catastrofici, come il terremoto e tutto, però in questo noi italiani, ma soprattutto noi liguri, ci dimostriamo sempre generosi, contrariamente a quello che si pensa di noi liguri. Si dice tanto che siamo avari, mentre invece abbiamo un cuore secondo me immenso, che è sempre in grado di donare tantissimo. Matteo Aicardi, il cavaliere mascherato, ormai dopo Rio de Janeiro ti riporterai per sempre questo appellativo. Il grande cuore dello sport presente anche in questa occasione con il gruppo Eco Eridania, che dona questa sera a Genova con presenze da tutta Italia quasi 200.000 euro per progetti benefici, la parte più importante alle popolazioni colpite dal terremoto. Il 2016, anno delle Olimpiadi e delle grandi gioie sportive, è stato per l'Italia anche l'anno dei grandi drammi nel centro Italia. Sì, purtroppo è una situazione che si porta avanti da tempo e cercheremo, spero, con questo contributo, grande contributo, piccolo per tutta questa gente forse, di dare una mano a queste popolazioni. Noi come sportivi cerchiamo sempre di prestarci per l'immagine e come ProRecco siamo fautori di beneficenza, come sai Michele. Io, tornato da Rio, ho cercato di raccogliere il più possibile con qualche gadget olimpico per Arquata. E speriamo che questo serva e sia di sprono anche per tante altre persone, che alla fine l'Italia, come ben sappiamo, è una sola e dobbiamo aiutarci tutti insieme. Il cuore degli sportivi, il cuore degli italiani è nella difficoltà soprattutto che vengono fuori qualità che forse a volte non ci riconosciamo. Invece in questo senso un grande applauso al gruppo Eco Eridania, ma a tutti coloro che hanno voluto creare questa serata. Sì, io sono il testimonial dell'aiuto di squadra, perché a Rio a me è successo un infortunio pesante. Senza le persone intorno a me non ce l'avrei mai fatta ad arrivare dove sono arrivato. Quindi questo deve essere da esempio per tutti, che a volte darsi con un piccolo gesto si può fare tantissimo nella vita di una persona. Senti, la Liguria a volte sfugge un po' alle logiche anche, come dire, della comunicazione. Questo è un gruppo, il gruppo Eco Eridania, che è uno dei più importanti a livello italiano, anzi è leader a livello italiano, ha portato 800 ospiti da tutta Italia qui a Genova, ci sono ospiti che arrivano da tutto il mondo, a volte è più facile che sia, come dire, nota e famosa nel resto dell'Italia che non in Liguria, quindi questa sera forse è giusto celebrare anche il grande cuore di questa azienda. Sì, abbiamo delle eccellenze italiane che a volte o sono poco valorizzate o purtroppo ce le rubano all'estero, perché qua non sono a loro agio, diciamo, tra virgolette. Quindi è giusto celebrare Eco Eridania, perché questa sera dà veramente un segnale forte a chi arriverà a governare questo paese, che stare all'interno dell'Italia a lavorare non è facile, ma bisogna provarci. Direttamente da Amici, Roberta Bonanno, ospite speciale di questa serata, vicino al cuore, perché il gruppo Eco Eridania, grazie anche alla vostra partecipazione, riesce questa sera a fare davvero del bene. Guarda, io ti devo dire che sono onorata di essere qui, far parte di questo progetto, perché operazioni di questo genere sono sempre, insomma, operazioni che riempiono il cuore, soprattutto in un periodo dove veramente c'è bisogno di gente che si dedica agli altri. Io sono contenta di essere qui, di dare il mio per questa serata. Tante occasioni, tanti progetti importanti, in particolare nel 2016 Eco Eridania ha voluto dare un aiuto importante e concreto a chi ha subito una tragedia immane come quella del terremoto nel centro Italia. Ecco, per l'ennesima volta si vede quanto gli italiani siano presenti e diano il loro sostegno a queste tragedie, insomma. E anche stasera con anche il catering dà il suo sostegno, perché stasera stiamo assaggiando un sacco di cose, di prodotti tipici delle zone colpite dal terremoto, quindi voglio dire tante mani che si danno una mano e che riescono a dar vita a tutto questo, è niente di più, non si può desiderare niente di più sotto il periodo natalizio, devo dire. Il gruppo Eco Eridania ancora una volta al fianco della Fondazione Francesca Rava per tanti progetti importanti. Emanuele Ambrec, in particolare il 18 novembre a livello nazionale c'è stato un progetto bellissimo in farmacia per i bambini, con una raccolta importante. Possiamo partire da lì con qualche dato di questa iniziativa? In farmacia per i bambini è un'iniziativa importantissima, giunto quest'anno alla sua quarta edizione, si svolge ogni anno a novembre in occasione della giornata mondiale di diritti all'infanzia. È un momento di sensibilizzazione sui diritti ed è un momento di raccolta di farmaci e prodotti per i bambini nelle farmacie italiane. Quest'anno abbiamo coinvolto 1300 farmacie in tutta Italia, 2000 volontari, 290 enti beneficiari sul territorio e raccolto
160.000 confezioni di prodotti che abbiamo donato a enti bisognosi sul territorio italiano e al nostro ospedale pediatrico in Haiti. Non solo questo, tanti progetti, tante iniziative, quest'anno in particolare un pensiero a chi nel centro Italia ha subito danni enormi con i terremoti che hanno colpito il nostro paese. Fondazione Rava e il gruppo Equiridania possono davvero festeggiare il 2016 come titolo dell'evento, vicino al cuore. Ringrazio in primo luogo Equiridania che ormai da 2 anni ci sostiene in tantissimi progetti in Italia e nel mondo in maniera continua e generosa. Il 24 agosto, come sapete, c'è stata una scossa terribile che ha colpito il centro Italia. Da allora siamo scesi subito in prima linea e grazie a gruppi come Equiridania siamo riusciti in tempo record a donare una scuola al comune di Arquata del Tronto e ora stiamo lavorando per 3 nuove scuole a Norcia.